Eccoci qua, ben trovati. Oggi la musica ci porta da un cantautore bravissimo. È con noi Marco Benati. Ciao Marco! Ciao, ciao e grazie anche del complimento che hai subito sfoderato così. È la verità. Io sono uno che dice sempre la verità. Senti Marco, sei in promozione con un brano molto carino. Si intitola Punti di domanda. Quanti sono, quali sono e perché? Guarda. Allora, sono sempre tanti e la cosa importante è che i punti di domanda fanno sì che uno si migliori, almeno il brano vuol dire questo. Il senso del brano è che se tiriamo un punto di domanda diventa un punto esclamativo e quindi attraverso le domande si può arrivare alle risposte. Questo è il senso del brano. Questa canzone è stata scritta, è una delle canzoni che ho scritto più velocemente, viene dal fatto che mi trovavo in un periodo della mia vita molto buio perché mio padre si è ammalato e adesso ne stiamo uscendo per fortuna, Bene. però ha avuto insomma un problema serio e quindi mi trovavo senza delle certezze perché lui è una colonna della mia vita, un mio punto di riferimento, un mio idolo e la paura di perderlo mi ha portato a scrivere questo pezzo. Però di dire, la canzone si chiude dicendo che la vita è come una tartaruga, si muove sempre ma lenta, e per quanto nella tua corazza sembri sicura, funziona solo se tiri fuori la testa. E quindi è un po', bisogna tirare fuori gli attributi. Questo è. Vero, è vero Quando non hai Marco. risposte, bisogna fare qualcosa per trovarle. Bisogna tirare fuori gli attributi e cercare sempre risposte. Verissimo, verissimo. Guarda, è proprio una canzone molto bella con un senso robusto. Senti, Marco Benati, quando nasce come artista? Allora, come artista in realtà con le band, io ho compiuto 40 anni quest'anno, tant'è vero che il Sei disco un si chiama bimbo, sei un bimbo. 20x2 proprio, 20 per 2. ed è uscito il giorno del mio compleanno, appositamente. E nasce con le prime band a 14-15 anni nella casetta di campagna, compagnia, amici, tu prendi la batteria, io prendo la chitarra, quindi nasce da lì e nasce da un genere completamente diverso, facevamo del grunge, del punk, delle cose viscerali, perché poi quando hai 14-15 anni i pensieri li butti fuori di pancia. Certo. Poi è passato attraverso un sacco di cose, è passato attraverso, ho fatto il vocalist in discoteca, mi piaceva tenere un microfono in mano Bello. e dire cose. Pian piano ho sviluppato la scrittura attraverso altre band di vari generi, non sono un purista, fino a che tardi nel 2016 ho deciso di mettermi da solo. Nel 2017 ho fatto il mio primo disco da solista, fino ad arrivare quest'anno, l'8 di ottobre, è uscito il quarto disco da solista, quindi il quarto in 4 anni, sono abbastanza prolifico. Hai viaggiato forte, è Sì, spedito. sì, 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 sì. E quindi nasce, in realtà nasce in maniera molto naturale. Ho sempre adorato la scrittura. La mia forma scrittura è la canzone. Ho provato a scrivere anche libri, ma non ci arrivo a scrivere 100-150 pagine. Troppe, troppe, mi perdo. Dopo 10 non so più cosa dire. Però la forma canzone è quella che preferisco. E il rap mi dà la possibilità di utilizzare più parole rispetto a una canzone classica e quindi di poter esprimere più concetti e inoltre di poter studiare perché c'è l'handicap di dover utilizzare la rima, l'assonanza, Certo. gli incastri e quindi mi piace molto, mi mette alla prova. Senti, i social come hanno preso il brano? Oggi siamo tutti social, no? Allora, io ho 40 anni e quindi la vivo male quella dei social. I social l'hanno presa bene, perché dietro c'è un ufficio stampa che lavora molto bene, per fortuna. Io personalmente sono uno di quelli che pensa che se ti piace la canzone mi vieni a cercare sui social, non senti la canzone perché ho tanti follower. Vero. Credo che a 40 anni cioè, non posso iniziare ad avere tanti follower così dal nulla. Io do qualcosa, sono le mie canzoni. Se piacciono, venitemi a cercare sui social, altrimenti fa lo stesso. Marco, ma noi veniamo a cercarti sui social perché Voi sei molto venite, io vi bravo. aspetto, io A assolutamente vi tal aspetto. punto, dici social quali sono? Ma io ho allora il mio canale, il mio profilo Instagram che è benna.mc,
quindi MC, che era il vecchio maestro di cerimonia dei rapper di una volta, il mio canale YouTube, che è Benna, Facebook ci vado pochissimo, ma è Marco Benati Benna, quindi il mio nome di battesimo più il mio nome d'arte, soprannome, e poi ho un profilo Twitter e un profilo TikTok che però non curo io, li cura un amico per me, e quindi non ne so nulla, non ci sono mai entrato. Però non... ci sei. Però ci sono. Marco, sei molto simpatico, oltre che bravo. Io ti dico grazie mille per aver partecipato a questa chiacchierata. Ma grazie a voi. Grazie a te, grazie a voi per lo spazio che mi avete concesso, anche con la faccia, che non è una faccia bellissima, però è bello poterci guardare in faccia anche se a distanza. Chi fa musica è sempre bello. Grazie Marco, e noi vi lasciamo a punti di domanda. Grazie a te, grazie a voi. Ciao. Voi che già sapete tutto siete bravi, io non so nemmeno che cappello avrò domani, poi è già da un po' che lo dico, sto coi somari, l'ultimo banco, l'ultimo branco, fuori coi cani, magari l'ultimo dei padri, che io ti ho dato tutto, sì ma tu cosa cercavi ora? Mi sento solo come tanti diamanti finiti incastonati sui solitari. Siamo anelli di fumo persi nel fiato, più diventiamo grandi e più ci deformiamo. Viviamo con la paura del caso, appiccicati ad un orario, vittime del casio. C'ho miti distrutti dal tempo che hanno capito che vendersi è l'anima del commercio, ed hanno scambiato gli ideali col silenzio e il ferro con l'argento. C'hai bisogno di ballare, lo farò, come gli ubriachi intorno ad un falò, fino all'alba, finché la mia pelle cambia, cercando le carezze di un punto di domanda. La fiamma scotta ma io non la spegnerò, a spasso con i mostri come il grufalo. L'aria è bianca, la lancetta danza scalza, provando a raddrizzare qualche punto di domanda. Magari siamo uguali dentro forse comuni, tra magagne e mugugni, vecchi noi in vecchi bauli, vecchi eroi di tempi perduti, vecchi poi diventati rimpianti cresciuti. Ho una camicia nuova per sembrare tranquillo e una coscienza travestita da grillo, ma io parlo senza filtro, li uso nelle stories per sembrare un po' più finto. Dove mi sono spinto? Non vedo rive, ho una banda rossa in petto tipo maglia del River, e qualche volta ho visto qualche ultimo che ride, ma gli davano del pazzo, del folle, mi capite? Io sto con loro, come una banda, io sto con loro, insieme a chi sbanda, in una landa desolata con un buio che abbaglia, forgio l'arma per un'altra battaglia. C'è bisogno di ballare, lo farò, come gli ubriachi intorno ad un falò, fino all'alba, finché la mia pelle cambia, cercando le carezze di un punto di domanda. La fiamma scotta ma io non la spegnerò, a spasso con i mostri come il grufalo. L'aria è bianca, la lancetta danza scalza, provando a raddrizzare qualche punto di domanda. A volte sono un cuoco ma senza cucina, a volte un pianista sì ma senza le dita. Senza il fondo non esiste una cima, e da un insulto nasce sempre una rima. Ogni giorno la maglia si macchia, la scarpa si slaccia, un sorriso si strappa. Ogni giorno se l'anima scalcia, appoggio la mancia e saluto il mio barman, che la vita è come una tartaruga, si muove sempre ma lenta, e per quanto nella tua corazza sembri sicura, funziona solo se tiri fuori la testa. C'è bisogno di ballare, lo farò, come gli ubriachi intorno ad un falò, fino all'alba, finché la mia pelle cambia, cercando le carezze di un punto di domanda. La fiamma scotta ma io non la spegnerò, a spasso con i mostri come il grufalo. L'aria è bianca, la lancetta danza scalza, provando a raddrizzare qualcosa.